Era una persona splendida, basta. Io sono molto, molto provata, molto addolorata per questa cosa. E era una ragazza che sicuramente aveva come una solitudine interna. La signora Stefani abita nel condominio alle Piagge dove viveva con la madre anziana Irene Focardi e conosceva da tempo la donna. È uscita da casa per lasciare un mazzo di fiori sul luogo dove è stato ritrovato il povero corpo. È visibilmente commossa e ai microfoni del TGT ci racconta così Irene. La maltrattava, è venuto anche sotto le finestre proprio a trattarla male, a offenderla. Poi dopo non si è più saputo niente, io non l'ho più rivista in giro e ho saputo soltanto dalla televisione questa cosa qui che mi ha lasciato veramente sconvolta, perché Irene aveva il suo carattere, diciamo, e per certi versi era una persona troppo superlativa anche per un posto dove esiste un degrado forte. Era una donna bellissima, era una donna fine, una donna che sapeva parlare, una donna colta, però aveva questa grande sofferenza interiore. Vorrei che la si ricordasse bene, perché ci sono anche delle persone che hanno calcato molto la mano su Irene descrivendola non esattamente quello che era. Forse si è ostinata troppo a stare anche qui dentro, e forse questa è stata anche la causa.